Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo, ragazzi, oggi vorrei dire due parole sulla fotografia del capolavoro di Orson Welles, Quarto Potere, Citizen Kane. Quarto Potere è un film del 1941 scritto, diretto, prodotto e interpretato da Orson Welles e la cui fotografia è stata curata da Greg Toland. Il film ha rivoluzionato l'arte del cinema Hollywood, che all'epoca era un po' troppo statico ormai. E pensate che, pur essendo stato nominato per 9 premi Oscar, ne ha vinto solo uno. Come se quel film fosse un po' in anticipo sui tempi, ma poi alla lunga ha avuto i riconoscimenti che merita. Ragazzi, naturalmente non posso parlare di ogni singolo aspetto, di ogni singola inquadratura di questo film, perché è talmente rivoluzionario che ne parlerei per delle ore. Partiamo dall'inizio, naturalmente, ragazzi, dalle dissolvenze che vediamo all'inizio del film. Vediamo l'enorme residenza di Kane, Kandaloo, prima da lontano, poi dissolvenza dopo dissolvenza ci avviciniamo. È tutta buia, immersa nell'oscurità. C'è solamente una finestra dalla quale proviene una luce. E fateci caso, ragazzi, dissolvenza dopo dissolvenza le immagini cambiano, ma la luce della finestra è sempre nella stessa posizione. Entriamo in casa di Kane e vediamo un particolare delle sue labbra che pronunciano la parola Rosabella. Inquadrature così strette sono rare nel film, per cui quando sono utilizzate è perché si vuol porre l'accento su un determinato momento, come in questo caso, particolare delle labbra di Kane che pronunciano la parola Rosabella, che sarà la parola che darà il là alla ricerca del giornalista. Dalla mano di Kane cade per terra una boccia innevata e la stanza viene vista riflessa nella boccia. E questo sembra quasi un simbolo dell'intero film, che ripercorre i ricordi del personaggio, ricordi magari annebbiati e distorti dallo scorrere del tempo. L'inizio oscuro, molto cupo, quasi da film horror, viene sostituito dal filmato che fa da necrologio a Kane. Ragazzi, ricordiamoci che siamo negli anni 40. Il filmato che fa da necrologio a Kane, come montaggio e inquadrature, per l'epoca deve essere stato rivoluzionario, eh? Un montaggio ritmico con frequenti tagli, dissolvenze a scorrimento laterale, un filmato che mostra la ricchezza e la potenza del personaggio. Qui vediamo che Orson Welles si inserisce addirittura in filmati d'archivio. Lo vediamo accanto al presidente Roosevelt e anche ad Adolf Hitler. Questo è uno dei primi esempi di due elementi visivi uniti insieme. Anni 40, ragazzi. Quarto Potere poi naturalmente è stato anche un apripista per il futuro genere noir, che tanto dominerà poi negli anni successivi a Hollywood. È una caratteristica dei film noir sicuramente l'illuminazione in chiaroscuro, con parti illuminate e parti completamente scure. E un esempio lo abbiamo nei primissimi minuti, quando vediamo i giornalisti a dialogo lì in quella stanza. Tra l'altro, quella è stata una delle primissime scene riprese da Orson Welles, che aveva un'estrema voglia di iniziare le riprese, ma i set non erano pronti, allora girò quella prima scena all'interno degli studi della RKO. Il film si basa su un mistero, sul mistero della parola Rosabella, e quale modo migliore di ricreare il mistero se non quello di nascondere anche i volti dei giornalisti che sono lì a parlare? La resa di questa scena l'ho sempre trovata meravigliosa. Nella scena successiva poi ci viene presentata la seconda moglie di Kane, Susan. La telecamera si alza con una carrellata verticale e va a finire sul tetto del locale. Poi passa attraverso i neon, si avvicina al lucernario e poi, con una sapiente dissolvenza e un taglio mascherato, Welles sembra che faccia passare la camera attraverso proprio il lucernario. E Welles si è dimostrato un maestro anche nel comporre le scene con gli attori. Guardate qui ad esempio che composizione fantastica. Abbiamo il giornalista in primo piano, nell'ombra, poi il cameriere e infine Susan sullo sfondo. Tutti i piani dell'immagine sono riempiti. Altra celebre inquadratura quando poi il giornalista Thompson si reca nell'ufficio del defunto banchiere Walter Parks Thatcher per leggerne le memorie e vedere se riesce a scoprire il significato della parola Rosabella. Guardate il taglio di luce proveniente dall'alto che illumina i fogli con le memorie di Thatcher, l'oggetto di desiderio di Thompson in quel momento. Un'altra grande caratteristica di questo film naturalmente è l'utilizzo della tecnica del deep focus, ovvero della profondità di campo estrema. Praticamente in quasi tutte le inquadrature di questo film abbiamo tutti gli elementi in scena a fuoco, dal primo piano fino allo sfondo. Deve essere stata una faticaccia per Orson Welles ottenere immagini così. E di esempi in questo film ce ne sono tantissimi nei quali viene utilizzata appunto una profondità di campo estrema. Per
Probabilmente il più famoso è il flashback del giovane Charles e del suo affidamento al signor Thatcher. Lo vediamo giocare nella neve, poi la camera si allontana entrando in casa, vediamo la madre, il signor Thatcher e il padre di Charles che firmano i documenti per l'affidamento del ragazzo. Il padre è contrario, infatti sta da un lato, mentre la madre, che è d'accordo col signor Thatcher, sta dal suo lato. Charles invece rimane sullo sfondo, quasi intrappolato all'interno della finestra. Sta giocando felice nella neve, ma non sa che in quella casa si sta decidendo a suo discapito il suo futuro. E tutti i posizionamenti degli attori in scena, ragazzi, non pensiate che siano casuali, sono tutti studiati nei minimi dettagli. Sfruttando una profondità di campo estrema, ovvero avendo a fuoco sia il primo piano che lo sfondo, è possibile far svolgere all'interno della stessa inquadratura più scene, sia che avvengano in primo piano che sullo sfondo. E nella scena successiva abbiamo un indizio sulla vera identità di Rosabella. C'è un primo piano del giovane Charles che si dissolve poi nell'inquadratura della sua slitta, Rosabella. E poi un'altra dissolvenza su un'altra slitta che gli viene regalata per Natale dal signor Thatcher. Ma non sembra felice Charles, simbolo del fatto che la ricchezza non può comprare ciò che abbiamo perso. Passiamo poi alla scena nella quale Kane, a causa della crisi del 29, firma le carte per rinunciare ai suoi giornali e case editrici. Lo vediamo camminare e dal primo piano si sposta in fondo al salone, sullo sfondo. E lo vediamo inquadrato piccolo piccolo in fondo alla sala. Per lui questo è un momento di crisi e infatti ci viene mostrato piccolo piccolo. E anche qui, ragazzi, abbiamo sia il primo piano che lo sfondo completamente a fuoco. E guardate poi qui nella scena quando scrive la sua promessa sull'Inquirer di scrivere sempre notizie con onestà. Lo vediamo completamente nell'ombra mentre i suoi colleghi sono illuminati, come se quello che stesse dicendo in quel momento fosse una bugia. Del resto, cosa dice poco dopo al signor Bernstein? Lo sa, signor Bernstein, che io non mantengo mai le promesse. Un'altra transizione meravigliosa, ragazzi, è quella mentre Kane ammira la foto dello staff di un giornale rivale, il Chronicle. La camera si avvicina alla foto, la foto prende vita, diventa realtà e passiamo a una scena nella quale capiamo che Kane ha appena assunto tutto lo staff del Chronicle. Con questa transizione vengono fatti passare 6 anni ed ecco che lo staff del Chronicle adesso lavora per l'Inquirer e posa per la stessa identica foto. Che genio, ragazzi! E poi, ragazzi, un sapiente uso del montaggio per mostrare il decadimento del suo primo matrimonio. Prima lo vediamo seduto al tavolo con la moglie, sono intenti a parlare, a guardarsi, sono innamorati. Poi una serie di transizioni a schiaffo mostrano, simboleggiano il passare del tempo e il loro graduale allontanamento, arrivando poi all'inquadratura finale quando i due sono seduti al tavolo come prima, ma disinteressati. Si sono praticamente separati e stanno semplicemente condividendo un tavolo e non parlano tra di loro. In questa scena di transizioni, mano a mano le parole diminuiscono sempre di più tra i due. Come ho detto poco fa, ragazzi, la capacità di sistemare gli attori nell'inquadratura da parte di Wells era assolutamente magistrale. Vediamo la scena, ad esempio, nella quale il rivale politico di Kane rivela la sua amante alla moglie Susan. Guardate quante linee di sguardi abbiamo, ad esempio, in questa inquadratura, ma tutta la scena è un capolavoro di sistemazione degli attori. Del resto, gli attori scelti da Wells erano attori teatrali. Nessuno prima di allora aveva girato un film a Hollywood e la loro formazione da attori da palcoscenico gli ha permesso di mantenere sempre la posizione in scena come voleva Wells, il che è perfetto per la tecnica del deep focus, quando all'interno di una scena vuoi sistemare più persone in primo piano, sullo sfondo, eccetera, eccetera. Altro tratto caratteristico di questo film è il fatto che spesso e volentieri si opta per angolazioni dal basso. E un'angolazione dal basso implica il fatto che viene inquadrato il soffitto. Ed ecco quindi che non puoi posizionare le luci per illuminare la scena sul soffitto. In alcune scene di questo film l'inquadratura del soffitto è simbolica. Simboleggia il limite all'ascesa del potere da parte di Kane. E soprattutto nella scena nella quale lo vediamo sconfitto dopo le elezioni politiche, viene inquadrato dal basso e sembra quasi essere soffocato dalla stanza. Per realizzare questa inquadratura, la camera si trova a raso terra e gli operatori erano al di sotto del pavimento. Più avanti abbiamo un altro esempio dell'uso della tecnica del deep focus. Quando vediamo in primo piano Kane, il suo amico che sta per essere licenziato, Jade Leland, e in attesa sullo sfondo Bernstein. Anche qui abbiamo occupato il primo piano, il piano intermedio e lo sfondo. Naturalmente, ragazzi, per realizzare questo tipo di inquadrature con tutto a fuoco ci voleva una grande combinazione di obiettivi, illuminazione e composizione e anche di proiezioni ottiche, perché magari certe scene sono state girate separatamente e poi unite insieme.
per permettere di avere una profondità di campo così estesa. E verso la fine del film poi vediamo che Kane piomba sempre di più in una crisi interiore, che viene simboleggiata anche dalla sua reggia, Kandalu, enorme, vuota, silenziosa, che soffoca il protagonista. Guardate ad esempio in questa scena quanto è grande il camino, ragazzi. La sontuosa villa nella quale vive Kane con la moglie Susan li isola. Le stesse parole che pronunciano loro due emanano degli echi che si propagano in tutta la villa, esaltando questa solitudine, questo senso di vuoto. E arriviamo, ragazzi, al punto più basso di Charles Kane. È invecchiato e abbandonato a se stesso. Un'anima in mille pezzi, fotografata meravigliosamente da questa scena nel quale lo vediamo riflesso in questo specchio che ne riflette appunto infinite figure. E poi, ragazzi, nel finale del film abbiamo un'inquadratura meravigliosa, anche questa, una carrellata che passa sopra tutti i possedimenti materiali di Kane. Una ripresa che magari è semplice da effettuarsi al giorno d'oggi, ma che per l'epoca era di una difficoltà estrema e che tra l'altro è stata omaggiata da Steven Spielberg nel suo film I Predatori dell'Arca Perduta. Esatto, il finale di quel film è un omaggio a questa ripresa di Quarto Potere. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Che dire di Quarto Potere? Un film che, come ho detto all'inizio del video, ha rivoluzionato la storia del cinema. Quando lo vediamo bisogna capire che è stato girato negli anni 40, ragazzi, anni 40. Posso solo immaginare cosa ha pensato la gente quando ha visto questo film in quegli anni. Veramente un'apripista per tante cose, tra cui appunto il genere noir, ma anche dal punto di vista della fotografia. Assolutamente un capolavoro della storia del cinema, ragazzi. Bene, io spero che tutto questo vi sia piaciuto. Come sempre, se avete qualcosa da aggiungere a livello di fotografia in questo capolavoro di Orson Welles, lasciatemi un commento qua sotto. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!